Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Titan Chess. Oggi voglio inaugurare una nuova rubrica riguardante le partite decisive dei match per il titolo mondiale. Nel corso della storia, il campione del mondo ha sempre ricevuto il massimo rispetto da parte di tutti ed è sempre stato, così come in altri sport, il massimo riconoscimento per uno scacchista. Io stesso consiglio ai miei allievi di studiarsi le partite classiche e in particolare di studiarsi le partite dei campioni del mondo per apprendere meglio quelle che sono le idee delle posizioni e capire come la conoscenza che abbiamo oggi degli scacchi dipenda proprio dalle partite dei campioni del passato. La partita che voglio analizzare oggi è una partita tra Anand e Gelfand, tratta dal match per il titolo mondiale del 2012, che i due giocatori hanno giocato a Mosca, in Russia. Anand era il campione del mondo in carica, mentre Gelfand era lo sfidante. Infatti, negli scacchi, ogni 2 anni, per eleggere il campione del mondo, c'è appunto questo match, questa sfida tra colui che è il campione del mondo in carica e lo sfidante che viene determinato dal cosiddetto torneo dei candidati. Oggi il torneo dei candidati è un torneo a 8 giocatori che dopo un doppio girone all'italiana in cui si sfidano tutti contro tutti col bianco e col nero. Il vincitore che viene fuori da questo torneo dei candidati sarà colui che andrà a sfidare poi il campione del mondo per diventare appunto campione del mondo a sua volta. I match per il titolo mondiale sono davvero affascinanti poiché non sono solo le partite molto interessanti, ma anche tutto quello che sta dietro. Infatti, le partite sono un po' la punta di un iceberg fatto di mesi e mesi di lavoro e di preparazione appunto in vista del match. I due sfidanti hanno un team di secondi, come li chiamiamo negli scacchi, a loro disposizione, che studiano giorno e notte per loro, preparano apposta le partite contro l'avversario, cercando di cogliere tutte quelle che sono le debolezze o le fragilità di un possibile sfidante. Quindi, nei 6 mesi che si hanno a disposizione, i giocatori ovviamente cercano di arrivare nella miglior forma mentale e fisica possibile, ma conoscono a memoria anche tutte le partite dello sfidante e non solo le debolezze, ma anche i pregi, perché ovviamente una cosa importante è far uscire dalla zona di comfort il proprio avversario e non fargli giocare posizioni che conosce bene o in cui sappiamo che si trova a proprio agio. Ci sono stati nella storia match davvero entusiasmanti, ricordo a tutti il match tra Fischer e Spassky del 72, che è stato non solo parte della storia degli scacchi, ma parte proprio della storia di tutti. Infatti anche i miei genitori, per esempio, si ricordano, quando loro all'epoca erano più giovani, avevano più o meno la mia età, seguivano alla radio le partite del match e un po' tutti, anche chi non sapeva giocare a scacchi, all'epoca si era appassionato alle partite del match. Torniamo alla nostra partita, Anand Gelfand. Questa è la partita numero 8 del match e perché è la partita più critica di tutto il match? Perché la partita numero 7 era stata vinta da Gelfand. Dopo le prime 6 patte, Gelfand era andato in vantaggio, aveva vinto con il bianco la settima partita e di conseguenza si trovava in una posizione che non molti in realtà avrebbero pronosticato all'inizio. Infatti, mentre Anand era il campione del mondo in carica, Gelfand era già stato un outsider nel torneo dei candidati. Il torneo dei candidati che era stato giocato per eleggere lo sfidante all'epoca era stato giocato in una modalità un po' diversa, ossia era stato a eliminazione diretta. Gelfand aveva vinto tutti i suoi match a eliminazione diretta, aveva battuto in finale Grischuk. Ma all'interno di quel torneo c'erano altri avversari che sembravano addirittura più favoriti. Lo stesso Anand forse temeva di più un Kramnik o un Aronian o lo stesso Grischuk.
Gelfand non era sicuramente il favorito, ma ha dimostrato non solo di vincere quel torneo, ma anche di rivelarsi uno sfidante molto molto pericoloso, tanto da andare in vantaggio dopo 7 partite. Come affrontare l'ottava partita? Anand cerca ovviamente col bianco di giocare una linea che possa mettere in difficoltà l'avversario. Gelfand infatti nel match si era presentato molto ben preparato e aveva anche dimostrato di non avere paura di Anand. Aveva cambiato un po' il suo modo di giocare, aveva deciso non di difendersi passivamente ma di aggredire direttamente Anand e anche di giocare varianti molto concrete che non lasciassero spazio alla grande creatività dell'indiano. Di conseguenza aveva deciso contro D4 di giocare la Grunfeld. Gelfand nel passato è sempre stato un giocatore di Nimzo Indiana o Ovest Indiana, quindi posizioni derivanti da 2-6. Per il match aveva preparato appositamente, in maniera molto molto approfondita, le varianti della Grunfeld. Infatti nella prima partita del match Anand aveva giocato cavallo C3 e sorpreso un po' da D5 non aveva ottenuto molto. Nella terza partita invece Anand aveva scelto di giocare F3 alla terza, una sorta di anti-Grunfeld, e aveva ottenuto una buona posizione, anzi un'ottima posizione, che poi non era riuscito a convertire. Quello aveva forse un po' influito nelle partite successive perché era andato davvero molto vicino alla vittoria Anand e quando in un match ti sfugge una vittoria in una buona posizione, psicologicamente rischi di subire un bel contraccolpo e non a caso quello che era andato in vantaggio era Gelfand. La mia domanda però è: Gelfand era davvero preparato ad andare in vantaggio e a gestire una situazione di vantaggio? Naturalmente è una situazione auspicabile, sicuramente era quello che voleva andare in vantaggio in un match vincendo con il bianco. Però aveva preparato un repertorio talmente aggressivo anche con il nero che forse non è riuscito a gestire nel migliore dei modi la situazione. Dopo F3 non ha ripetuto la mossa D5 con cui era andato in difficoltà nella terza partita, infatti Anand si era dimostrato davvero molto ben preparato in questa linea, ma ha scelto di giocare C5. C5 porta una struttura di Benoni che è sicuramente molto interessante da giocare, anche per vincere con il nero, ma non è la risposta più solida. Probabilmente a Gelfand serviva un po' più di solidità. Sono convinto che Anand era contento di giocare una posizione molto sbilanciata, dove c'era anche molto spazio per creare qualcosa di nuovo. Infatti, in questa struttura, come potete vedere, il bianco guadagna molto spazio e non ha ancora deciso come sistemare i pezzi. Ha prima definito la struttura pedonale, ma è molto flessibile nello sviluppo dei pezzi. Di conseguenza, in posizioni così poco concrete, dove non c'è nemmeno molta teoria, Anand era probabilmente avvantaggiato rispetto allo stesso Gelfand. Ovviamente parliamo di due giocatori dell'elite mondiale, quindi se sto dicendo che Anand è un po' più forte di Gelfand in questo ambito, non significa che Gelfand non sia bravo nelle posizioni creative, anzi, però era sicuramente il punto forte di Anand e il motivo per cui era campione del mondo e lo è stato per diversi anni, fino al 2012, in cui vedremo se si riconfermerà oppure no. Dopo alfiere G7, Anand gioca cavallo E2 e su arrocco gioca cavallo EC3, una mossa un po' strana, muove per la seconda volta l'unico pezzo che era già stato sviluppato in precedenza, che è una cosa che di solito non si dovrebbe fare. Ma per quale motivo qui la mossa è possibile? Perché la struttura è molto rigida, molto chiusa. In posizione aperta non possiamo permetterci di muovere 2 volte lo stesso pezzo rimanendo indietro di sviluppo. Ma grazie a questa struttura molto compatta il bianco si può permettere anche di perdere dei tempi perché il suo vantaggio di spazio e la sua solidità gli garantiscono una buona posizione. Gelfand, che già aveva pensato molto per scegliere questo setup, qui ha giocato una mossa che addirittura all'epoca era una novità. Ha giocato cavallo H5, molto particolare e molto provocatoria. Voleva far sì che Anand si lanciasse, andasse avanti per vincere a tutti i costi. Sperava probabilmente nella mossa G4, che comunque è una mossa interessante, però faceva un po' il gioco del nero. Infatti Anand ha deciso di svilupparsi con la mossa alfiere G5, sulla quale Gelfand ha risposto in maniera
molto molto strana. Lo stesso Anand ha detto dopo la partita di essere rimasto davvero sorpreso dal gioco del suo avversario. E qui sono sicuro che la tensione ha giocato un brutto scherzo a Gelfand. Prendere decisioni in una situazione così di un match mondiale, non so cosa voglia dire, però sicuramente è molto molto difficile e è anche difficile giudicare, no, lo stato in cui Gelfand si trovava. E Gelfand ha giocato alfiere F6, una mossa davvero strana perché se è vero che il cambio degli alfieri campo scuro può indebolire un po' le case nere nel campo del bianco, è anche vero che l'alfiere è un buon difensore dell'arrocco e perdere l'alfiere del fianchetto vuol dire indebolirsi il re. Infatti Anand ha deciso di cambiare con alfiere per F6 e Gelfand ha continuato in maniera molto dinamica rimangiando E per F6. Anand ha fatto donna D2, poiché se avesse giocato G4 avrebbe lasciato la casa F4 al cavallo, che non è sicuramente quello che vogliamo col bianco in questa posizione, quindi ha preferito controllare la stessa casa con la donna. Gelfand ha giocato F5 e Anand ha catturato E per F5. Qui il nero ha almeno due scacchi a disposizione che possono rivelarsi pericolosi, uno scacco è la mossa Torre E8, l'altro scacco è la mossa donna H4. Entrambi gli scacchi però fanno mettere il re del bianco in D1 che sembra in pericolo perché non è arroccato, ma in realtà è più sicuro in D1 che in E1, poiché nella casa in cui si trova il re adesso può subire scacchi in qualsiasi momento, mentre invece portandosi in D1 si porta sul lato di donna, che è una zona chiusa della scacchiera in cui i pezzi del nero non riescono a essere minacciosi. E di conseguenza si porterebbe al sicuro. Per questo la mossa di Gelfand, alfiere per F5, è una buona mossa. E qui Anand non si fa spaventare, ma gioca G4. È vero che G4 è una forchetta, perché attacca due pezzi contemporaneamente, però è anche vero che l'alfiere può mangiare il cavallo in B1, togliendosi quindi dall'attacco del pedone G4. E dopo alfiere per B1, torre per B1, cavallo G7, la posizione è ancora giocabile. In realtà lo stesso Anand si è detto molto soddisfatto dell'esito dell'apertura, poiché è una posizione comoda da giocare, dove i rischi del bianco sono pochi, dove il vantaggio di spazio è abbastanza consistente e pure l'iniziativa con la mossa H4 può essere fastidiosa per il nero. Infatti tutta la scelta di Gelfand è stata un po' sospetta, quest'idea di rimangiare in F6 col pedone dopo aver cambiato l'alfiere del fianchetto, secondo me è stata dubbia anche a causa della tensione della situazione del match che non l'ha fatto ragionare con lucidità. Un'altra possibilità qui sarebbe stata la mossa donna H4, scacco, forse la mossa migliore, perché dopo G4 il bianco si è chiaramente indebolito. E dopo re D1, alfiere per B1, torre per B1, cavallo G7, il bianco non ha più la possibilità di spingere in H4 perché il nero ha messo un buon blocco con la donna. E la posizione del nero è accettabile. Probabilmente dopo la mossa donna E1 e dopo il cambio delle donne, il bianco ha un finale favorevole, proprio grazie al vantaggio di spazio e alla buona struttura. Ma ancora il nero avrebbe potuto resistere e sicuramente giocare per difendere la posizione. Mentre invece in partita Gelfand ha scelto torre 8 scacco, che non è molto accurata, perché dopo re D1, alfiere per B1, torre per B1, se il nero adesso giocasse cavallo G7 e il bianco H4, il nero non ha più la donna in H4 come dicevamo prima, quindi non riesce a fermare l'iniziativa del bianco e qui con le donne in campo e senza l'alfiere del fianchetto nero, la posizione è molto pericolosa per il nero. Ma Gelfand addirittura non ha fatto cavallo G7, ma ha fatto una svista abbastanza seria. Ricordo che stavo seguendo in diretta queste partite, era il 2012, quindi avevo già un livello abbastanza buono, ero diventato maestro internazionale. Ed ero molto appassionato di questi match, mi piaceva moltissimo seguire, capire un po' quello che succedeva nella testa dei due giocatori.
Ricordo che i commentatori dell'epoca valutavano questa posizione come abbastanza pericolosa per il bianco e valutavano la mossa che poi Gelfand ha fatto in partita come una buona mossa, che è la mossa donna F6, poiché attacca il pedone in F3 e mangiando il pedone in F3 darebbe scacco al re, attaccando contemporaneamente anche la torre in H1, quindi la minaccia di scacco doppio sarebbe stata pericolosa. Scacco con attacco doppio al re e alla torre in H1 sarebbe stata davvero pericolosa, per cui sembrava che il bianco qui fosse in difficoltà. Ricordo Leko come uno dei due commentatori che vedeva questa posizione come pericolosa per il bianco. In realtà quello che era sfuggito a entrambi i commentatori e pure a Gelfand è che qui il bianco può mangiare in H5, mossa che Anand infatti ha fatto, perché dopo donna per F3, re C2 e donna per H1, il bianco ha una mossa molto forte che distrugge completamente la posizione del nero come donna F2. Perché donna F2? Perché toglie tutte le case a disposizione della donna in H1, che ora non può andare da nessuna parte, e minaccia, come evidenziano le frecce, una scoperta di alfiere che farebbero attaccare la donna in H1 dalla torre in B1, e la donna non ha modo di uscire. Di conseguenza, dopo donna F2, il bianco guadagna la donna del nero e di conseguenza ottiene una posizione vincente. Dopo donna F2 sembrerà incredibile, ma il nero ha abbandonato, poiché non ha modo di salvare la donna e perdendo la donna perde anche la partita. L'unica mossa che avrebbe potuto un minimo provare a continuare è la mossa cavallo C6, poiché su alfiere D3 che attacca la donna in H1, il nero ha questo scacco che è decisivo, poiché dà la casa F3 alla donna difesa dal cavallo in D4. Il problema è che dopo cavallo C6 il bianco può mangiare e su donna per C6 alfiere G2 il bianco andrà a mettere l'alfiere in D5, la torre in F1, la pressione su F7 sarà decisiva e i due pezzi per la torre sono un vantaggio materiale per il bianco e gli garantiscono una posizione vincente. Infatti, l'abbandono di Gelfand non è per nulla prematuro, nel senso che dopo donna F2 a livello alto la posizione è davvero persa. Questa è stata la vittoria più breve all'interno di un match mondiale nella storia degli scacchi. È abbastanza incredibile vedere che ci sia una sconfitta in 17 mosse. Però cosa è successo? Gelfand si è trovato male in questa apertura, ha giocato in modo troppo provocatorio, ha voluto esagerare quasi per andare in vantaggio di 2 punti, voleva addirittura provare a vincere col nero, facendo in modo che Anand si sbilanciasse in maniera esagerata in questo tipo di posizioni. Invece Anand ha giocato con esperienza, ha giocato solido al punto giusto, ma è stato concreto quando serviva e ha approfittato della svista di Gelfand. Normalmente un giocatore del calibro di Gelfand non fa sviste del genere. Possiamo intuire, anzi possiamo dire quasi con certezza, che la tensione che c'era all'interno di una partita del genere, di un match mondiale dove ti stai praticamente giocando la corona, il titolo mondiale, ha detto la sua e anzi l'ha portato a fare un calcolo sbagliato che, visto oggi, o probabilmente visto anche da Gelfand in un altro tipo di partita, in un torneo open qualsiasi, sarebbe stata una svista abbastanza grave che non avrebbe sicuramente fatto. Con questa vittoria, dunque, Anand è riuscito a riportare il punteggio di parità. Dopo 8 partite erano 4-4, ed è stato fondamentale per lui interrompere il momento di gloria di Gelfand. Se Gelfand avesse avuto modo probabilmente di interiorizzare questo suo vantaggio e di rendersi conto che virtualmente era campione del mondo, avrebbe giocato con più sicurezza e più solidità le partite successive. Invece così Anand ha spezzato psicologicamente la striscia di Gelfand. Infatti il match terminerà in parità 6-6 e negli spareggi rapid Anand vincerà riconfermandosi campione del mondo. Era abbastanza risaputo che Anand nel gioco rapid era molto superiore a Gelfand, infatti per Gelfand
vincere a cadenza classica era quasi un match point, nel senso che sarebbe stato molto molto sfavorito nella fase a tempo breve. Infatti Anand lo sapeva e con questa vittoria si è sentito sicuramente molto sollevato. Il resto del match è stato poi abbastanza in discesa. Spero che questo video vi sia piaciuto, analizzeremo sicuramente molte altre partite critiche di match mondiali e cercheremo di capire quello che c'era nella testa dei giocatori e cosa succede anche a livello psicologico durante una partita di questo tipo e di questa importanza. Mettete un like al video, seguite Titan Chess e rimanete aggiornati su tutti i nostri prossimi video per imparare sempre di più ed essere sempre più vicini a noi. Grazie e alla prossima!